Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo mini video importantissimo per farvi sapere una cosa che sta per succedere. Questo venerdì, quindi venerdì 10, e il prossimo venerdì, venerdì 17. L'ho già accennato in un paio di Overwatch, ma pensavo che fare un video sull'intera cosa potesse essere utile e potesse essere un modo per spiegarvi esattamente di cosa stavo parlando. Ovviamente questo è un video per chi abita a Milano e dintorni, quindi se non abitate a Milano e dintorni mi dispiace. Stavamo organizzando una cosa simile a Roma, ma poi non è andata in porto, però vorrei riuscire a organizzare una cosa come questi coaching che faccio alla Titan in giro per l'Italia, giusto anche per potervi vedere e quant'altro. Comunque, di cosa tratteranno questi coaching? Quello di venerdì 10 tratterà Mirage, che è una mappa facile da imparare inizialmente, ma per realmente capirla c'è bisogno di un po' di direzionamento, perché può sembrare easy, ma ha delle piccole nuance che bisogna farsi spiegare, se no non si riescono a capire. Invece venerdì 17 tratteremo Cobblestone. Ci sono ancora un po' di posti disponibili ed è per questo che faccio questo video, per farvi sapere che ci sono dei posti disponibili e per farvi sapere un po' i costi. Se volete iscrivervi a un solo evento, i posti disponibili per quello di Mirage sono 6, mentre i posti disponibili per quello di Cobblestone sono 2. Se volete iscrivervi a un solo evento, il costo è di 20 euro per quelle 4 ore. Si va dalle 3 di pomeriggio alle 7 di pomeriggio, quindi sono 4 ore, dove vi insegnerò, vi risponderò alle vostre domande. Ovviamente non vi insegnerò proprio delle cose da fare con la squadra, anche sì, ma ci concentreremo più sul saper giocare la mappa a livello di matchmaking e sapersi coordinare, capire quello che sta succedendo all'interno della mappa da quel punto di vista. Anche perché insegnare ad una squadra è molto più difficile rispetto che insegnare ad un singolo come giocare una mappa, e soprattutto una squadra ha bisogno di molto più tempo per organizzarsi, per trovare il ritmo giusto e quant'altro all'interno di una mappa. L'idea dietro per l'appunto è insegnarvi a giocare a livello di matchmaking la mappa, sapere tutte le smoke, sapere quali angoli coprire, dove guardare, quando guardarci, quale smoke tirare, quale flash tirare per coadiuvare meglio quello che stanno facendo i vostri compagni. Quindi sarà tutto un discorso incentrato sul sapere come giocare la mappa a livello di matchmaking e riuscire a gestirsi all'interno del round, capire il flow della mappa, cose del genere. Come vi ho già detto ragazzi, il costo è di 20 euro per un singolo evento e 30 euro invece se vi iscrivete a tutte e due. Ovviamente essendoci solo due posti per quello di venerdì 17, se volete iscrivervi a tutte e due dovete fare in fretta, perché quei due posti potrebbero andarsene agilmente e sparire, quindi potete iscrivervi soltanto a uno. Se siete interessati ragazzi, vi invito ad andare sui link che vi lascio in descrizione dei due eventi, come ho già fatto nei due Overwatch dove ne ho parlato, e potete scrivere lì: voglio partecipare, sono uno, siamo due, siamo tre, eccetera eccetera, e i ragazzi da Titan vi segneranno sul foglietto che abbiamo per sapere quanta gente viene e quanta no. Ovviamente non sarò da solo, ci saranno Dimo sicuramente e Sika passerà anche, quindi se volete vedere Dimo e Sik potete venire ai coaching, e vi invito caldamente a farlo, ad iscrivervi a questi coaching, perché l'ultima volta ci siamo divertiti un bordello, eravamo 15 e ci siamo divisi in tre squadre, abbiamo giocato, abbiamo chiacchierato, molti non sapevano bene quali sono i vari ruoli all'interno di un team, quindi ne abbiamo parlato, e devo ammettere che tutti quanti sono andati via abbastanza soddisfatti dall'esperienza, me compreso. Io non sono molto una people person, tra virgolette, come ho detto nei miei streaming, non sono una persona che sta tra la gente tanto, ma in quel caso lì sono stato proprio bene e adorerei poterlo rifare con voi, adorerei riuscire a riempire tutte e due le sessioni. Questo perché poi diventa più difficile se siamo magari 13 riuscire a riempire gli spazi e quant'altro. Ricapitolando ragazzi, quindi gli eventi sono il 10 e il 17 di questo mese, quindi questo venerdì e il prossimo. Il 10 faremo Mirage, il 17 faremo Cobblestone. L'orario è dalle 3 alle 7 di pomeriggio e
Se partecipate a tutti e due gli eventi pagate 30 euro, quindi 15 euro ad evento. Se partecipate solo a uno pagate 20 euro. È anche un'occasione buona per provare a magari a giocare, se non avete un gran PC, provare a giocare con un PC più potente che fa almeno 200-250 fps, che ha uno schermo 144 Hz. È ovviamente un evento powered by Zowie, quindi se volete potete provare alcuni dei loro mouse che ci saranno lì. Potete portarvi il vostro mouse, potete portarvi la vostra tastiera, come al solito. Però se non avete mouse da gaming o tastiera da gaming, o comunque volete provare quello che hanno lì, potete tranquillamente venire senza niente e hanno tutto quanto loro. Vorrei sottolineare, ragazzi, il fatto che l'ultima volta io non ho preso neanche un quattrino dall'evento che ho fatto, perché non mi sembrava il caso di farlo, era un evento prova. Questa volta qualcosina prendo in base a quante persone si iscrivono, quindi... ovviamente vorrei essere chiaro con voi che è un evento in cui prendo qualcosina, non è tantissimo ovviamente, ma se volete anche solo darmi una mano potete... sappiate che se volete iscrivervi vi state dando una mano economicamente anche a me, quindi mi sembrava giusto dirvelo e essere trasparente, anche perché l'ultima volta io ho preso un cazzo da questo evento. Appunto perché non volevo vedere se andava bene, non ero sicuro di come sarebbe andato, non ero sicuro neanche di me stesso come coach, invece è venuta fuori una cosa figa, quindi sono estremamente contento e anche un po' orgoglioso di come è andata l'ultima volta e spero di riuscire a replicare con Mirage e Cobblestone. Vi assicuro che è una cosa estremamente divertente, mi sono divertito anch'io e io, come ho già detto, non sono proprio una people person. Ci saranno Dimo, ci sarà Sika, si berrà birra, ci daremo bacetti, tutte le belle cose, e soprattutto si giocherà a CS e si incontreranno nuove persone. Infatti questa è anche un modo per fare un po' di community, per conoscere alcuni player di CS che sono... nella zona e magari non vanno ad eventi di solito e cose del genere, iniziare a conoscere un po' di nuovi amici, trovare anche magari un team. È estremamente figo secondo me da fare, è una cosa che aiuta tantissimo la community di CS. Quindi spero vivamente che molti di voi clicchino sui link in descrizione e si iscrivano. Vi ricordo, ci sono 6 posti per il training su Mirage e 2 invece per il training su Cobblestone. Quindi se volete iscrivervi a tutti e due dovete fare in fretta, perché sono rimasti solo 2 posti di là. E quindi... per il resto, ragazzi, ci vediamo lì. Io avrò la mia lavagna che abbiamo usato l'ultima volta per parlare un po' dei vari ruoli, descriverli e quello che fanno. E soprattutto ci sarà sempre la lavagna con sui miei disegni delle mappe orribili per spiegarvi un po' i movimenti e quant'altro. Infatti l'ultima volta abbiamo poi chiesto a Dimo di disegnare qualcosa perché io non ero proprio capace e la mia mappa era orribile disegnata. Quindi, ragazzi, seriamente, se siete di Milano o dintorni e avete 4 ore da spendere in compagnia, o anche 8 se volete, iscrivetevi, cliccate sui link, sarà fighissimo. Vi mando un bacione, ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni, adesso sono il re del Let's Play.